Un esempio della degenerazione a cui siamo arrivati è che oggi discutiamo di formule politiche, discutiamo di persone, discutiamo di posti, non discutiamo di idee, non discutiamo di cosa vogliamo fare per non solo fermare il declino, ma far sì che l'Italia riprenda a crescere. E l'unica visione alternativa, si può chiamare di visione, è quella di spendere più soldi per una politica industriale. Beh, e diciamo innanzitutto che primo, i soldi non ci sono. Secondo, se ci fossero, nella misura in cui ci siano, l'unica politica industriale seria è quella di tagliare le tasse. Uno Stato che non è in grado di mettere in galera i criminali e di amministrare la giustizia civile in tempi civili non è in grado di scegliere le nuove tecnologie. E la politica industriale si tramuta molto spesso nella politica degli industriali, nel favoritismo verso gli amici e i supporter di alcuni gruppi di potere, invece che la creazione di un mercato competitivo in cui vinca il migliore. Noi vediamo che oggi c'è in corso una forte pressione da parte dei mercati, da parte dell'Europa, per una maggiore flessibilità del lavoro e viene sempre menzionato il fatto che l'Italia è il paese che ha il costo del lavoro per unità di prodotto più elevata d'Europa. Ovviamente una battaglia per la flessibilità è una battaglia giusta, ma il fatto che ci sia solo una battaglia per la flessibilità dimentica un fatto importante. È vero che noi abbiamo il costo del lavoro per unità di prodotto più elevato d'Europa, è anche vero che abbiamo i salari tra i più bassi d'Europa. Allora, com'è possibile che entrambi i fatti siano veri? Beh, per due semplici motivi. Il primo, un cuneo fiscale molto forte. Quindi se è vero che il lavoratore costa tanto all'impresa, è anche vero che il lavoratore prende poco e la differenza è quella che è assorbita da uno Stato inefficiente e sprecone. Il secondo punto è che la nostra produttività è bassa anche perché le imprese sono gestite male. Quindi se il motivo che Fonsai è stata sul orlo del fallimento non è perché i dipendenti di Fonsai prendevano troppo, non è perché non erano flessibili, non è perché non lavoravano bene, è perché erano gestiti male. E perché erano gestiti male? Perché abbiamo un capitalismo corrotto dove non c'è competizione, e non prevale il migliore, ma prevale il peggiore.